Ciao bambini, buongiorno! Oggi giochiamo insieme a un mini golf, però prima di iniziare a giocare dobbiamo costruire il nostro campo da mini golf. Per fare questo ci servono degli oggetti che potete trovare a casa di riciclo, come delle scatole da scarpe, dei rotoli di carta, delle palline di varie dimensioni, io ora ho quelle da ping pong e una pallina da tennis, poi ho lo scotch carta, le forbici e un pennarello. Allora, per prima cosa prendiamo la nostra scatola, ok? E disegniamo su un bordo, ok? Levando il coperchio, due aperture. Una, ne facciamo una più grande e una un po' più piccola. Poi prendiamo le forbici e ritagliamo. Un'apertura e due aperture e rifacciamo la stessa cosa anche sull'altra scatola, facendo un'apertura più piccola e una un po' più grande. E poi ci segniamo i punti, questo vale 5 punti, questo vale 10. Adesso facciamo la stessa cosa anche sul coperchio della scatola, col pennarello disegnate e tagliate e fate un'altra buca del nostro campo da mini golf e quando ne avrete costruite abbastanza sarete pronti per realizzare il vostro campo. Per realizzare la vostra mazza vi occorre un rotolo da Scottex e un rotolo da carta igienica. Allora, prendiamo il rotolo da carta igienica e disegniamo due righe. Poi prendiamo le forbici e tagliamo su queste righe, uno di qua e uno di qua. Alziamo e si sarà formata una specie di linguetta. A questo punto andiamo a inserire il rotolo dello Scottex all'interno della linguetta che si era formata. Poi prendiamo lo scotch carta e fissiamo il tutto. Ed ecco pronta la mazza per il mini golf. Adesso sistemate tutte le vostre scatole e costruite il vostro campo da mini golf. Avete preparate? Bene, adesso con la vostra mazza e la vostra pallina provate a fare buca. Allora, io ho preparato anche tre linee di partenza, una in corrispondenza di ogni scatola. Io decido di provare a fare buca nella scatola centrale. Posiziono la pallina, mi sistemo, prendo bene la mira. No!